In Italia il patrimonio esistente è il secondo più vecchio d'Europa, dopo quello della Germania che è stato ricostruito dopo la Seconda Guerra Mondiale. È un patrimonio che per metà ha più di 40 anni, quindi è un patrimonio che va preso in mano, anche perché nel mattone ci sono tutti i risparmi degli italiani, dei privati, delle aziende e dei fondi di investimento, molti dei risparmi. Crediamo che sia fondamentale per questo incominciare a affrontare il mercato in modo nuovo, e Rebuild vuole essere un punto, un momento di incontro tra diversi soggetti per capire come affrontare questa enorme massa di mercato che oggi non si sta ristrutturando, nonostante ci siano enormi possibilità. Le barriere secondo me sono di ruolo. Oggi è come un campo da calcio in cui sono tutti sulla palla e a offrire il proprio prodotto, il proprio servizio, senza uno schema di gioco. I ruoli devono cambiare, non c'è più il libero di una volta. Oggi l'architetto non può fare solo l'architetto, l'impiantista non può fare solo l'impiantista e la banca non può fare solo la banca. Bisogna avere una progettazione integrata del nuovo, dell'esistente, e la banca deve essere capace di proporre progetti di riqualificazione, di gestione sostenibile, di costruzione del nuovo che siano credibili anche per gli istituti finanziari, con ritorni certi e quant'altro. C'è bisogno quindi di creare degli standard, dei linguaggi, dei contratti che definiscono queste nuove regole del gioco. E solo così si può far partire il mercato. Le novità ce ne sono tantissime, qui a Rebuild ci sono 80 persone che stanno raccontando diversi progetti, diversi casi internazionali o nazionali o anche locali, trentini, che stanno funzionando e che stanno dimostrando che si possono fare delle cose con le condizioni di mercato che ci sono adesso, anche in questa condizione di crisi. Ed è per questo che stiamo raccogliendo tutte queste informazioni e le sintetizzeremo e selezioneremo le più importanti per scrivere e per metterle insieme in una agenda che sarà la prima agenda nazionale per la riqualificazione e la gestione sostenibile dei patrimoni immobiliari. Vogliamo sintetizzarle e proporre al Paese proprio per dare uno slancio e una direzione allo sviluppo del mercato. L'agenda in realtà non sarà pronta subito dopo Rebuild, perché dietro l'agenda c'è un progetto. Cioè, qui abbiamo invitato delle persone non a una fiera, non a un convegno, ma abbiamo invitato le persone a confrontarsi. Queste diverse centinaia di persone che sono qui oggi saranno attive in una community che sarà organizzata intorno al sito di Rebuild, in cui ci saranno tutti i contenuti dell'evento, in cui attiveremo una discussione, un confronto e una selezione e un commento intorno ai principali contenuti. E dal lavoro di questa community, prima del prossimo anno di Rebuild, lanceremo l'agenda.